Radio Radicale, siamo con l'onorevole Zanichelli del Movimento 5 Stelle per parlare un po' delle polemiche che abbiamo visto oggi sui quotidiani che riguardano, diciamo, la collegialità all'interno della maggioranza e tra governo, presidente del Consiglio e Parlamento. Ieri abbiamo visto che c'è stato questo incontro tra i capi delegazione e Conte e sono emerse dei dissapori su questa convocazione degli stati generali da parte del Premier che a quanto pare non era stata concordata. Volevo sapere se lei era un po' rimasto sorpreso da questo tipo di polemica. Innanzitutto buongiorno, da questo punto di vista leggermente sì, perché invece che salutare con estrema positività l'iniziativa del Presidente di convocare, di ascoltare non solamente le forze politiche, cosa che fa e ha fatto soprattutto in questi mesi di lockdown, venendo sempre e rispettando le aule parlamentari, ma di ascoltare le parti sociali, i sindacati, gli imprenditori, le associazioni, le istituzioni creditizie che abbiamo visto sono un tassello fondamentale. E questo è l'atteggiamento giusto che è da adottare in un momento d'emergenza. Ed è anche un appello che il Presidente ha fatto nelle diverse sedi istituzionali, nelle diverse regioni, nei comuni, nelle province, da parte di chi amministra queste istituzioni ad ascoltare a loro volta le diverse forze politiche e le diverse parti sociali che le compongono. Questa situazione d'emergenza è un'opportunità per aumentare il livello di ascolto della politica rispetto alla società. Ecco, quindi secondo lei Conte ha fatto bene? Sì, Conte ha fatto bene, non solo, ha anche disegnato una cornice di intenzioni, di temi su cui lavorare, in primis la digitalizzazione, la riduzione della burocrazia, che sappiamo essere uno degli ostacoli più difficili da superare perché tutti la vogliono, ma se i risultati negli ultimi decenni sono stati quelli che sono, con ministri per la semplificazione che bruciavano le leggi, ma di fatto non cambiavano nulla, ecco, vuol dire che è una cosa molto complicata. Serve l'aiuto di tutti, non solo della politica, ma della società, per capire quali sono gli ostacoli e noi siamo qua ad ascoltare le loro suggerimenti per migliorare la vita di tutti. Quindi secondo lei il PD avrebbe fatto male a stoppare un pochettino questa iniziativa di Conte o comunque a fare un alto là? Abbiamo visto che il Presidente in questi mesi ha aumentato la propria visibilità. Questo succede, come è successo anche nelle regioni per i presidenti, come è successo anche nei comuni per i sindaci. Il Presidente però non ha mai interrotto le proprie interlocuzioni con le forze politiche. Lo dimostrano anche i provvedimenti che in Consiglio dei Ministri, proprio la sede in cui le diverse rappresentanti, i capi delegazione, portano le diverse proposte, appunto le traguardano. Io penso alle misure che il ministro Franceschini, ad esempio, sul turismo ha adottato. E questo è il segno che comunque il Consiglio dei Ministri tutto si muove con intenti politici e in tutto rispetto della maggioranza. Ma quello che avviene in un momento d'emergenza, e questo immagino che tutti lo sappiano, è che ci vuole un passo in più. Non è solamente ascoltare la maggioranza politica, ma anche mettersi all'ascolto di tutte le parti della società, anche che non corrispondono politicamente alla maggioranza, con accoglimento delle proposte positive e ancora di più, quello che serve è ascoltare la società civile. Adesso che cosa succederà per esempio su un dossier importante sul MES? Sembra in qualche modo che Conte potrebbe addirittura fare una manovra aggiuntiva per evitare di ricorrere al MES, mentre il Partito Democratico vuole il MES. Io ci tengo a sottolineare che quello che è accaduto in questi mesi non è affatto stato scontato. Abbiamo visto susseguirsi aperture su aperture sul fronte del MES da parte dell'Europa. Questo non era affatto scontato. Abbiamo visto interventi con la lettera di Gentiloni, ad esempio, anche se sappiamo che di fatto non incide la lettera sui trattati internazionali che definiscono il MES. Non è che una lettera può cambiare un trattato internazionale votato dai parlamenti. Abbiamo visto anche modifiche per quanto riguarda il tasso di interesse, anche se sappiamo che il tasso di interesse non è tecnicamente un aspetto insormontabile, perché abbiamo gli stessi titoli italiani che a 3 mesi o 6 mesi hanno anch'essi tassi negativi, quindi anche noi riusciamo a finanziarci con interessi competitivi analogamente a quanto avviene al MES, sicuramente con una durata più bassa. Però sicuramente questi sono risultati politici raggiunti. Da
dal mio punto di vista e anche da quello che ha detto Conte e quello che ha detto il Movimento 5 Stelle, il MES al momento è un'opzione che non è giudicata percorribile rispetto ad altre. Il nostro obiettivo è il recovery fund. Certo. L'ultima questione, voi come avete preso queste voci che si sono rincorse qui questa settimana del fatto che Conte, potesse esserci un partito di Conte? Guardi, di queste voci... Era una voce falsa. No, si riempirà probabilmente i giornali dell'estate, non lo so. Io posso dire che il Parlamento è stato votato nel marzo 2018, quindi è composto. E su quello sono le carte con cui, tra virgolette, la maggioranza e il governo gioca. Altri intendimenti, francamente, secondo me riempiono i rotocalchi, ma quello che importa alla gente sono i provvedimenti, sono le misure da adottare, sono le soluzioni, al di là della cassa integrazione, l'ecobonus, il bonus per la mobilità, il credito per il sostegno al turismo, tutte misure che queste servono agli italiani, al di là del mio o il tuo partitino che nasce oggi e muore domani, servono le misure e le soluzioni per il paese. Bene, io la ringrazio come sempre, grazie a Davide Zanichelli del Movimento 5 Stelle. Buon lavoro a tutti.